selezionare tutte queste bestialità? Ma come fa? Ma non è concepibile. Ma no, dico solo che il meridionale che a me piacerebbe adottare sarebbe Rocco Casalino. Cosa c'entra adesso Casalino, direttore? Scusi, eh? No, niente, anzi, Casalino io lo ammiro perché fa un lavoro di merda. Ma cosa dice? Non fa un... Ma sì, non è mica facile tutte le mattine infilare un braccio dentro Conte e poi farlo parlare senza muovere le labbra. Questa è una sua interpretazione ma del ruolo. Ecco spiegato perché Casalino lo pagano così tanto. Guardi, ma vabbè, non vada oltre. Io io invece voglio esprimere tutta la mia ammirazione per Rocco Casalino. Ah, allora sì, va bene, certo. Che ha sbagliato. Ma ha saputo chiedere scusa. È vero, su quella vicenda è tornato. Tra l'altro era anche presumibile perché, come è noto, quelli come lui sono più sensibili della gente normale. Direttore, per favore, guardi. Ma cosa? No, siamo in bilico. Ma adesso non posso più neanche dire che gli ingegneri, come appunto Casalino, hanno un'anima delicata. Ma io penso. Ma temo si sa che Casalino, in quanto ingegnere, direttore, tiene la cura del corpo e ama farsi la ceretta all'inguine. Basta, la vede che. Ma no, è cosa nota che agli ingegneri come Casalino piace ballare il tuca tuca con i camionisti. Ma sanno tutti che l'ingegner Casalino, quando c'è l'ingegner Pride, monta su un carro come paraurti gridando frena di colpo, così che lo tamponino da dietro, ecco. mamma mia ha finito ma me lo dica, no, perché ha finito. Ma cosa? Cosa? Ha finito. No, ma sì, ho finito. Che poi Casalino sia anche un frocio da sbarco, un'altra faccenda. Non può dire queste cose, non si possono dire. Ma che paese siamo diventati? Ma allora è vero che siamo finiti sotto un regime? Ma no, è lei che hanno messo il bavaglio alla stampa. Ma no. E che Di Maio è il nuovo duce. Ma, non, ma almeno quello originale era di un'altra pasta. Sì, il dittatore Di Maio non potrebbe neanche marciare in via dei fori imperiali. Perché? Cosa vuole dire? Perché la sua sindaca l'ha resa una risaia. Ma adesso non entriamo. Il dittatore Di Maio nella creazione delle frasi celebri sarebbe disastroso perché verrebbero fuori cose come boia chi mollerebbe. Sì, ma tanto non è un duce. Taci, il nemico ci ascolterei. Ma basta, non si può prenderlo in giro. È l'aratro che traccia il solco. Ah, non lo sapevo, ma che io di cose tecnologiche non ci sono portato. Ma perché deve offendere? E infine il dittatore Di Maio, sono l'idea di mietere il grano, saltare il cerchio di fuoco, invadere la Bisiglia, porterebbe il certificato medico. No. Naturalmente falso, perché è napoletano. No.